ed è il momento anche di andare a vedere la premiazione all'interno dello stadio di questo scudetto, il terzo della storia del Napoli, che è stato certamente molto bello, una cavalcata entusiasmante. Risaluto il nostro studio, Evelina Cristilla, ciao Evelina. Ciao, buonasera a tutti. Marco Tardelli, ciao Marco. Ciao. Lele Dani, ciao Lele. Ciao Marco. Noi ci troviamo in pratica davanti a Castel dell'Ovo con Viale Partenope dietro, si sentono i clacson, la festa, la gioia di tutti i napoletani che stanno partecipando a questa poetica vittoria del terzo scudetto. Possiamo andare all'interno dello stadio perché è il momento appunto della premiazione e mi dice Marco Spordini che siamo pronti per vedere la premiazione dello stadio, la stiamo vedendo, eccola qua. Sì. E con chiaramente pian piano tutti questo è Gullini, il portiere che viene premiato, viene data la medaglia, poi avremo la coppa, soprattutto quella bellissima, la coppa dello scudetto. C'è il ministro dello sport Abodi, c'è il presidente De Laurentiis, c'è Casini che è il presidente della Lega, della Confindustria, per essere chiari del calcio, insomma ci sono le istituzioni e c'è Meret, ha fatto una stagione Meret straordinaria, possiamo dirlo? Certamente, è stato un valore aggiunto e non era sicuro che fosse lui il titolare all'inizio, invece è stato bravissimo anche lui. È stato veramente molto molto bravo, la crescita anche di Meret grazie a Luciano Spalletti che ha migliorato questo gruppo, ha migliorato questi calciatori. 1-1 vengono chiamati e arrivano per prendersi la medaglia. Questo è Berzischi, grazie. Tocca anche a lui chiaramente prendere la medaglia. Chi è stato il calciatore che vi ha impressionato di più, se c'è stato, o è stato un coro che non ha avuto neanche una sticca? No, è stato un coro, però il calciatore che mi ha impressionato, al di là di Osimhen che conoscevamo già, è Carpelli con la scheda sicuramente. E tocca a Rahmani adesso, altro calciatore che è stato certamente importante, migliorato da Spalletti in un reparto, quello arretrato, che ha visto soprattutto svettare Kim, una novità assoluta ovviamente per quanto riguarda Kim, così come Juan Jesus, o Juan Jesus, chiamatelo come volete, che Spalletti conosce molto bene perché l'ho avuto alla Roma. E c'è chi ha storto il naso quando Spalletti chiese Juan Jesus, è stato un rincalzo ma neanche troppo, una seconda linea che ha dato un grande contributo. Ha fatto molto bene quando è stato chiamato in causa, concentrato, applicato, poi centrale Mancino, quando anche ha dovuto giocare a 50 metri dalla porta l'ha fatto con sicurezza. Valutazione su Østigard, riceve anche lui strette di mano e medaglia, valutazione su Østigard. È stato il quarto centrale, è un ragazzo preso anche un po' in prospettiva, quindi potrebbe venire utile l'anno prossimo se questo giocatore qua poi andrà via. E questo non c'è dubbio. Ed eccolo qui, colui che è stata una sorpresa, si può dire, Kim, perché nessuno si aspettava, in tanti pensavano di poter rimpiangere Koulibaly, che invece ha avuto una stagione non buona in Premier League. Guarda, e invece è stato veramente un gigante, sì, questo match. Questo è stato un gigante, ma non c'è nessun giocatore che in questa stagione non abbia dato il massimo, perché se tu vai a vedere anche le persone, i giocatori che sono entrati durante le partite o nei momenti in cui mancava qualche titolare, hanno fatto tutti bene. E è un giudizio positivo per tutti. Compreso Olivera con la bandiera dell'Uruguay, che arriva anche lui. Olivera che è stata una scelta per quanto riguarda Spalletti, soprattutto di Coppa, più che di campionato. A un certo punto di vista, quando serviva la fisicità, lui ha avuto la bravura nel sostituire il titolare, che era Mario Rui. Chi arriva? Mario Rui, che è stato molto importante sulla sinistra, delle giocate eccezionali, anche lui che Spalletti conosceva bene, come dicevi, si è alternato, no? con Olivera. Quando serviva fisicità, Olivera in Champions League, soprattutto nella fase a scontri diretti della Champions League, sì, successivamente. Sì, ha cominciato a guadagnare spazio, ma a un certo punto ha giocato anche in campionato, perché poi si è fatto male Mario Rui e aveva fatto il gol scudetto in casa con la Salernitana, poi dopo è stata rinviata a Udine, no? la celebrazione per il punteggio matematicamente ottenuto, però è stato fondamentale anche lui. Questo è il grande lavoro di Spalletti, perché si sono fatti trovare tutti pronti. Volevo soffermarmi sul calciatore che sta arrivando adesso, ovvero Lobotka, che in tanti hanno fatto un paragone molto grande con il prestigiatore, no? Con Don Andrés Iniesta,
ha somigliato nei movimenti. Allora, io sono rimasto un po' dispiaciuto del fatto che lui non è stato tra i tre centrocampisti della top 11 votata dalla Lega, no? Perché c'era Rabiot, c'era Barella e Milinkovic Savic. Ecco. Secondo me lui ha fatto girare il Napoli. Il Napoli è andato al passo di Lobotka, no? Questa grande qualità di gioco nasce dalle trame tessute da parte proprio di questo ragazzo che ha fatto girare tutto ed è stato fondamentale anche Anghissà. Non sottolineo. Preso per 400.000 euro, da Giuntoli con un riscatto di 12 milioni, è stato il valore aggiunto al centrocampo. Anghissà ha fatto veramente un grande campionato, è uno che si buttava dentro, è uno che ha corsa, ma insieme a Lobotka che magari gestiva di più la palla, e lui poteva andare e venire indietro. Zielinski. Insomma, il polacco che sappia ricavare calcio, di questo siamo tutti concordi. Sì. È il controllo orientato migliore della Serie A, ecco. Cominciamo a dire questo. Nello smarcamento sul primo stop è unico. Secondo me ha fatto meno bene degli altri due, cioè di Lobotka e Anghissà, però questo centrocampo 3 veramente andava a memoria. Ndombele, preso dal Tottenham in prestito, ora bisognerà considerare in caso la sua permanenza a Napoli o meno, però certamente a Conte non stava simpatico dei comportamenti, soprattutto Ndombele. Spalletti l'ha inquadrato. Sì, è stato la prima riserva dei titolari ed a un certo punto della stagione ha avuto quasi il rendimento dei titolari, quindi secondo me ha capito il sistema, ha capito il metodo di Spalletti e alla fine si è fatto trovare pronto, come sempre si è fatto trovare pronto Elmas, ecco, che era quasi il primo uomo che entrava, che Spalletti lo ha definito, inizio stagione, Marco, l'uomo delle cose giuste. Marco Tardelli, che è un termine interessante. È un termine perfetto, perché nel calcio devi fare le cose giuste. Lui, se uno l'ha definito così, vuol dire che nei momenti in cui è entrato e l'ha messo, ha sempre fatto le cose giuste. Non c'è dubbio. Centrocampo straordinario, tra poco abbiamo visto anche Elmas, si andrà poi all'attacco, questo è chiaro, perché insomma è importante e fondamentale andare a vedere anche quello che è stato in avanti, con il miglioramento eccezionale da parte di Osimhen. C'è stato spazio per tutti, caro Lele Adani. Hanno ruotato, sì. E questo è Gaetano, Questo è Gaetano che si è fatto male, ha fatto gol anche lui. Allora, a destra se lo sono un po' contesi il posto, Politano e Lozano, però devo dire che il ruolo di centroavanti è stato di Osimhen, ma quando sono stati chiamati in causa sia Raspadori che Simeone hanno fatto molto bene. Chiaramente a sinistra Kvaratskhelia ha fatto il bello e cattivo tempo dall'inizio alla fine. Allora, di Gaetano, Spalletti ha detto: vedrete chi diventerà, è un giocatore straordinario, ha queste capacità così perfettibili, così migliorabili. Da quello che ha fatto in campo, qualche volta sì, ha dimostrato di avere. Da quello che ha fatto in campo, ha fatto vedere in campo, sicuramente ha qualità e può crescere. È moderno l'interpretazione, può farla mezz'ala, il tre quarti, il sottopunta. È un giocatore, secondo me, molto eclettico, che in questo gioco dove si cambiano spesso le posizioni, secondo me ci sta molto bene. Questo è un ragazzo che ha fatto molto bene. Con la bandiera della selezione, oggi ha fatto gol e ha mostrato la maglia di Diego Armando Maradona, Giovanni Simeone. È stato il primo centravanti di riserva, più di Raspadori, che ha avuto dei problemi anche nell'inserimento, anche nel capire probabilmente i meccanismi di Luciano Spalletti. Eccolo peraltro, arriva adesso Raspadori. Sicuramente Simeone ha trovato una dimensione interessante, ha fatto dei gol pesanti. Bravissimo, Simeone. Io volevo citare quello a San Siro contro il Milan all'inizio, il Napoli lì arriva primo e non lascia più la posizione, e quello lì al Maradona con la Roma, dopo che la Roma aveva pareggiato, e lui fa un bellissimo gol in un momento dove la Roma aveva rimesso in equilibrio la partita. Politano. Stessa cosa a Raspadori. È vero. Con la Juventus. Ha fatto un determinante. A proposito di quello che dicevi tu del collettivo. Politano per me è un ottimo. Salta l'uomo, arriva a fondo, crossa. Insomma, diciamo che insieme a Kvaratskhelia può dare una mano su quella fascia, ecco, lo può sostituire anche su quella fascia. Anche questo ragazzo, Lozano. Forse ci si aspettava qualcosa di più da lui. Da Lozano? Sì. Sicuramente lo spunto, forse non ha sfruttato sempre le possibilità che gli ha dato Spalletti, però c'è anche nel. Dai. È stata la parte meno stabile dell'attacco, la parte destra, no? Quindi si alternavano loro due, diversi come caratteristiche, un mancino è un destro, uno più entrare dentro il campo, l'altro su tutta fascia. Ovviamente dicevamo che Kvaratskhelia è stato l'uomo della differenza. Ha avvolto della bandiera georgiana, è stato premiato peraltro prima della partita come miglior calciatore della Serie A, chiaramente dalla Lega.
Kvicha Kvaratskhelia, questo calciatore era sconosciuto e ai più, è stato un grandissimo aggancio da parte di Giuntoli. E invece, chi non era sconosciuto, ma che è migliorato sensibilmente con Spalletti, l'abbiamo visto nei movimenti, non nel segnare, che il gol ce l'ha sempre avuto, nei movimenti che fa rispetto ai compagni, andava soltanto in profondità prima, no? In verticale, Lele, Spalletti lo ha costruito nei movimenti e questo è fondamentale. Secondo me in questa sfida di Luciano Spalletti condiviso appunto con Osimhen c'è la più grande... il più grande ottenimento che ha portato poi la più grande vittoria nella tecnica, la parte tecnica dentro il campo. Questo eccolo qua, facciamo che... l'applauso sì, giunto lì. Assolutamente. Assolutamente. Però devo dire che Osimhen è cresciuto anche con Kvaratskhelia. Accanto, certo. Accanto, perché Kvaratskhelia gli ha dato tante opportunità, era quello che gli metteva i palloni sulla fare testa. Fare gol è un conto, fare gol e giocare con gli altri la squadra, è stato un passaggio fondamentale. E poi chiaramente Giuntoli e tutto lo stato maggiore per quanto riguarda il team manager, per quanto riguarda il come sarà gestita sia il mercato sia la società. E poi Dulcis in fondo, l'ultimo a entrare all'interno del Diego Armando Maradona, un visibilmente commosso anche prima della partita, sorridente Luciano Spalletti, ha detto una cosa molto importante qualche giorno fa. Andare via ora è un gesto d'amore più che restare. Questo è ha un'essenza... direi poetica, no? E vediamo quella sarà la reazione con De Laurentiis, che lo applaude in maniera commossa. E, insomma, si sono diciamo così intesi i due. Con gli altri si abbraccia, però, con lui no. Però certamente c'è qualche problema, c'è stato. Però. Ed eccolo qui. È una scelta che ha fatto De Laurentiis. E adesso arriva. Il capitano chiaramente Di Lorenzo, nazionale italiano, terzino di grandi qualità, di grandi capacità, che entra, direi è un passaggio d'onore, un passeo d'onore, come dicono. Sì, è il suo profilo, no? Sì, è il suo profilo. Sa fare il capitano a Napoli a modo suo, riconosciuto dal presidente, citato più volte in questi giorni. Però un terzino secondo me molto molto moderno, molto bravo tecnicamente, non acclamato come gli altri, ma secondo me tra i più forti d'Europa, nell'interpretazione del ruolo. Si è abbracciato con lui? Sì, certamente che non c'è qui questa... Il linguaggio del corpo è importante. Arriva la Coppa dello Scudetto, eccola qui, abbiamo visto prima mentre veniva serigrafata con... il nome e la data 2022-2023, campione d'Italia e Napoli salgono i fuochi d'artificio, e suale anche We Are The Champions dei Queen, una voce dell'indimenticabile ovviamente Freddie Mercury, fuochi d'artificio all'interno dello stadio di Armando Maradona, fuochi d'artificio anche in città, e la gioia è palpabile, da un mese si festeggia ed è giusto che sia così, uno scudetto atteso 33 anni, Politano bacia la coppa con un po' di coltre, un po' di fumo che avvolge adesso Diego Armando Maradona e tutta la squadra che festeggia e alza la coppa al cielo, Osimhen tra i più scatenati, ed è un momento importantissimo. Da quando è stata introdotta questa Coppa Scudetto, direi che è giusto, prima finiva lo scudetto, te lo cucivi sul petto, ma con anche la gioia di alzare un trofeo. Sì, no? Ma anche lo scudetto poteva essere. Certo, per carità, però direi che è giusto, giubere, è giusto, no? Che ci sia una coppa per lo scudetto. Che dire, Lele, Dani? Una vittoria così onore schiacciante. Al merito, ricordiamo che ovviamente questo è il primo scudetto non ottenuto senza Maradona, perché gli altri due li aveva vinti Maradona, quindi anche questo ha un valore, con Maradona dare una mano da un'altra parte. Io dico che è stato uno degli scudetti più meritati, dominati, e anche dove è stato trasmesso l'amore per il calcio, il divertimento. Io credo che tutti alla fine hanno riconosciuto questo, perché quello che è stato dimostrato è stata veramente una supremazia che ha veramente divertito, entusiasmato. Ma poi è anche stata una dimostrazione straordinaria da parte della città e dei tifosi, perché io ero qui a Napoli il weekend del 1° maggio, quella famosa volta che pareggiarono con la Serie, e già si festeggiava, le strade erano piene, non si riusciva a camminare, c'era intorno al murale di Maradona una folla pazzesca. Vero. Sono andati avanti un santuario. Sono andati avanti un mese consecutivo, perché poi c'è stata la partita Udine che ha sancito la matematica certezza, però ripeto, quel weekend lì è stato incredibile, quel weekend di fine aprile. E poi il fatto che a Napoli comunque
contrariamente alle grandi città, ci sia una squadra sola. Davvero. Questo fa anche la differenza, perché non c'è Inter e Milan, Roma e Lazio, Juventus e Torino, Genoa e Sampdoria. Qui c'è una squadra sola che è tutt'uno col cuore della città, quindi non è una roba. No, è una cosa straordinaria. Questa città sta festeggiando da un mese e qualcosa in più. Poi non ha vinto il giocatore qua. Chi ha vinto la squadra? Veramente, perché quando c'era Maradona vinceva Maradona. C'erano anche Careca, Giordano, eccetera, però era Maradona. Invece qui è la squadra. C'era uno spirito guida, se vuoi, anche in qualche maniera, no? Invece qua è vero, qua è la costruzione di Spalletti. Sì, cioè questa è poi una città che è praticamente connessa totalmente con la squadra di calcio. Ed è quello che diceva Evelina, io condivido. E quindi, essendo il collettivo che ha prevalso su tutto, si è riconosciuta anche la città dentro questo collettivo che ha divertito. Ma io ho visto anche le istituzioni, il sindaco Manfredi, il prefetto Palomba, tutti quanti si sono messi intorno anche per gestire, perché poi ci sono stati a monte, diciamo, dei problemi di sicurezza da valutare, da gestire, e tutto è stato fatto nel modo migliore, con leggerezza, con affetto, direi, senza farsi scappare le maglie di quella che doveva essere comunque una gestione controllata e sicura. Certo, questo non c'è dubbio. Chiedo a Marco, mentre vediamo queste bellissime immagini con la Coppa dello Spettro, che viene chiaramente portata, levata al cielo da tutti i calciatori, uno alla volta, ci sarà anche il giro di campo con il trofeo. Marco, a questo punto cerchiamo anche di guardare un po' al futuro, no? Si parla sempre di continuità. Tu hai giocato alla Juventus, dove sapevi che l'anno successivo avresti comunque lottato per riconfermarti. Nel DNA della Juventus, ma anche di altre squadre. Cosa deve fare il Napoli? O meglio, il Napoli, secondo te, anche il prossimo anno, ma non soltanto perché è campione d'Italia, è la squadra favorita? Ma sicuramente una delle favorite, non ci sono dubbi, e bisognerà vedere anche il mercato che farà e chi arriverà, l'allenatore che arriverà, perché Spalletti ha questa squadra e la fa giocare in una determinata maniera, l'allenatore che arriverà ne vorrà altre, avrà altri giocatori, capire un po' il funzionamento, ma che sia una delle favorite sì, in partenza è la favorita perché ha vinto lo scudetto, poi vedremo come reagiranno i giocatori senza Spalletti.